La Galleria Mazzoleni festeggia il 30° anniversario di attività con un progetto sulla propria storia, in cui rende omaggio a 30 artisti della propria collezione, compagni di strada di questo lungo viaggio. Giovanni Mazzoleni, fondatore della Galleria Torinese nel 1986, inizia a frequentare gli ambienti artistici all'età di circa 20 anni, sul finire degli anni 50. La collettiva si apre con due lavori del 1907. Un dipinto di matrice divisionista di Gino Severini e lo storico Ritratto di Signora o Ritratto della sorella Elvira di Felice Casorati, opera con la quale l'artista fu ammesso alla Biennale di Venezia del 1907, punto di partenza della sua proficua carriera. A questi due dipinti viene accostato due monumenti di Massimo Campigli, 1939-1948. Altro lavoro esposto alla Biennale veneziana nel 1948. Il percorso prosegue con le ricerche di ambito futurista. Visibile è un lavoro di Balla, Tic Tac, del 1925, al quale sono affiancati uno storico lavoro di Mario Schifano del 1967, come omaggio a Marinetti al futurismo. Opera simbolo del 1967, proveniente dalla galleria La Tartaruga di Roma di Plinio De Martis. E i lavori di Lucio Fontana e Piero D'Orazio, artisti per i quali sono state determinanti le sperimentazioni su colore, spazio, dinamismo e luce, proprie delle ricerche futuriste. Parallelamente nel percorso curatoriale si apre la via di ricerca metafisica, dove primeggia il pittore paesista degli anni 30 di Giorgio De Chirico, che dialoga con un dittico senza titolo del 1983 di Giulio Paolini. I due artisti, legati anche dai soggiorni torinesi, pongono i rispettivi soggetti delle due opere con uno sguardo prospettico. Il pittore De Chirichiano guarda il suo paesaggio su tela, come l'individuo pauliniano guarda i frammenti fotografici di opere dello stesso Paolini. Il percorso al piano terra prosegue con Le Voyage au bout du monde di Alberto Savinio, opera del 1929, e con le sculture in bronzo di Arnaldo Pomodoro e Agostino Bonalumi, passando tra due esemplari di Tema e variazione, 1969-1971. Esili forme dorate musicali di Fausto Melotti. L'esposizione prosegue con le ricerche tra fine anni 60 e anni 70, con Getulio Alviani, Gianni Colombo, Gianni Piacentino, e un neon tricolore di Salvo del 1972, artista che ha esposto in varie personali da Mazzoleni. Salvo viene celebrato anche con un monumentale dipinto del 1986, Ottomania, in una delle sale attigue, in compagnia di due grandi lavori polimaterici di Roberto Crippa, tra cui Proposta per un volo, esposto alla Biennale di Venezia del 1964. Nella stessa sala, una superficie lunare di Giulio Turcato degli anni 60 completa le metafore del viaggio e del volo. Altra opera simbolo è una combustione di Alberto Burri del 1966, Bianco CN4, che primeggia nella sala centrale. Lavoro pubblicato sulla copertina della storica monografia di Maurizio Calvesi del 1971. Burri dialoga con i segni ossessivi di Capogrossi. Compagno di ricerca nel gruppo Origine. Con le solide pennellate di Vedova. E con un dipinto nucleare di Enrico Bai del 1952.
Opera cronologicamente importante, scelta perché realizzata nello stesso anno della pubblicazione del Manifesto della pittura nucleare, promosso da Bai con Sergio D'Angelo. Anche Bai è stato più volte protagonista delle mostre in galleria in questi 30 anni, nonché uno degli amici più cari di Giovanni Mazzoleni. Altre variazioni tecniche e generazionali sono presenti in artisti dell'Italia centrale, operativi nell'ambito romano, con un grande dipinto di Afro, La città morta, del 1953. Una combustione su legno di Nunzio del 1998. E un quadrato in ferro e cemento armato di Uncini del 1963. A cui si affianca il versante milanese con opere storiche di Fontana, una grande terracotta del 1957. E un uovo scultura di Piero Manzoni del 1960. Che dialoga con il bianco di Agostino Bonalumi, lavoro, quest'ultimo, pubblicato sul catalogo della mostra milanese alla Galleria di Arturo Schwarz nel 1964. Ancora opere di alta qualità di Castellani, Zappettini e Pistoletto costellano questo viaggio nella galassia della ricerca italiana. Trenta artisti che hanno lasciato il loro segno nell'arte internazionale e che saranno protagonisti anche della seconda esposizione in programma nel 2017 nella sede di Mazzoleni in Albemarle Street a Londra. Una galleria italiana che da anni promuove l'arte nazionale in tutto il mondo.